Cooperativa Lombarda Gestione Servizi CLGS. CLGS, che voi avevate anche voi degli appalti, giusto? Sì. Appalti congelati, perché qua devono rivedere le strategie, sembra. Bravo. A farne le spese sono noi piccoli. Siamo riuniti qui stamattina perché rivogliamo il nostro posto di lavoro, perché non ce l'abbiamo più un posto di lavoro, siamo proprio esasperati. Siamo gente che è disoccupata, è assurdo che in un paese come Sannazzaro ci siano dei disoccupati, con una raffineria così grande che potrebbe farci lavorare tutti. Abbiamo un tasso di disoccupazione più alto della provincia, è un'esagerazione ci sembra. Noi chiediamo soltanto il lavoro, rivogliamo il nostro lavoro perché abbiamo dignità, non vogliamo cassa integrazione, vogliamo il nostro lavoro. Io per fortuna sto lavorando, ma i miei colleghi sono tutti a casa. Tutti i ragazzi giovani, con quelli che dovranno pagare le pensioni, a tutti i disoccupati, ai pensionati. Com'è stato possibile secondo lei arrivare a questa situazione? Bella domanda. È molto difficile questa domanda qua. Se l'è fatta, anche però. Perché ce la facciamo. Ce la facciamo. È perché forse noi non siamo stati molto molto più forti prima. Adesso abbiamo capito. Che abbiamo sbagliato prima, adesso vengono, noi dobbiamo prendere il nostro territorio, il nostro lavoro, e dobbiamo vedere se possiamo andare da qui. Dovevate alzare la la risposta c'è, prima. La risposta c'è. Dovevamo comunque recuperare adesso... prima. Ciccio, se ci pensi, la risposta c'è. E c'è qua. Siamo questa. Troppo egoisti. C'è tanta gente, io sto lavorando, okay. E abbiamo formato questo gruppo. Gente che sta lavorando, che dice ok, a me non me ne frega niente, io sono già dentro, sto lavorando, deve farlo per i propri figli, per tutti quanti che c'è dopo. Questo dobbiamo metterci. Ci vuole in testa. Più solidarietà. Solidarietà. Se fate conto quanta gente non residente entra dentro la raffineria di Sannazzaro, il tasso di disoccupazione qua, tra i paesi Sannazzaro, Ferrera, Giorno, Pieve del Cairo, Ottobiano, tutti i paesi che abbiamo calcolato, non dico che si azzererebbe, ma quasi. Ci sarebbe solo quelli che non hanno voglia di lavorare. E basta. E basta. Noi invece abbiamo voglia di lavorare. Io vi dico un'altra cosa, adesso sta succedendo, in questo momento. Noi abbiamo fatto volantinaggio, abbiamo fatto di tutto, se per caso Amelio per favore puoi venire qua un attimo, almeno capite, è stato fatto tutto da degli operai, abbiamo preso parole, abbiamo preso tante di quelle parole dalla gente, insulti, le abbiamo tirati giù, va bene così, stiamo cominciando a formare questo gruppo, prima o poi aumenterà, la gente comincerà a capire che deve aumentare questo gruppo. Comunque la cosa è che adesso sta succedendo che un'altra società all'interno della raffineria ha dato fallimento, ragazzi miei, quindi delle persone che al momento erano convinti che lavoravano, fra 15 giorni sono fuori loro, sono a casa, quindi noi ci pensiamo per i titolari d'azienda, abbiamo chiesto di partecipare per fare un'unione delle ATI tra tutti, unitevi tutti insieme, così sia le aziende che le persone del posto lavorano. Abbiamo detto agli esercenti venite, perché noi se non abbiamo i soldi noi non spendiamo. E le risposte quali sono state?
Le risposte al momento non hanno capito chi è che ha fatto questa cosa. La gente è sempre un po' titubante, anche le persone sono un po' titubanti. Cioè, pensano, parlavamo di solidarietà, c'è questa solidarietà o no al momento secondo lei? Al momento sì, ma sta entrando piano piano, piano piano, perché tutti pensano che sia stato fatto per una ditta sola, pensano che sia stato fatto da tante altre persone, invece l'hanno fatto dei ragazzi che stanno pensando al futuro. È un gruppo spontaneo, cioè non ci sono sigle dietro questo? No, non c'è niente. È un gruppo spontaneo di non lavoratori, anche se nessuno ci crede, siamo soltanto noi, non c'è dietro nessuno, dovete crederci. Non pensiate che siamo così ignoranti, che non è vero, vi state sbagliando. Noi puntiamo in alto, vogliamo il lavoro per tutti, chiediamo lavoro per tutti. È ora di finirla qua, che arrivano gente che non pagano le tasse qua in Italia e non hanno loro diritti che abbiamo noi. Noi abbiamo diritti di lavoro, ce lo dovete garantire il nostro lavoro. La situazione qual è la situazione reale adesso? La situazione qui è drammatica, ragazzi. Entrano all'interno della raffineria, entrano troppe persone che non sono residenti neanche in Italia. Oltre a non essere italiani, non sono residenti in Italia. Cioè lei sta parlando di lavoratori stranieri? Lavoratori stranieri e lavoratori non locali. Noi vogliamo il lavoro per noi. Andate in raffineria, chiedete quante persone entrano tutti i giorni che non sono italiani e locali. Voi avete fatto notare questa cosa, cosa vi hanno risposto? Ma ancora nulla, ancora non abbiamo risposte, ancora non abbiamo risposte da parte di tutti. Lei personalmente tra quelli che lavorano oppure tra quelli che al momento non hanno lavoro? No, io sono uno di quelli in cassa integrazione. Da quanto? Da 20 giorni. Posso chiedere come si sopravvive a questa situazione? Andremo a male! Perché io ho tre persone a casa che tutte e tre sono disoccupati, mia moglie è diplomata, un figlio diplomato, ho un'altra figlia diplomata che sono a casa, non hanno lavoro, io sono in cassa integrazione. Ditemi voi come farò ad andare avanti, lo sto chiedendo alle istituzioni. Non può fare quello che ti piace, ci devono essere qua persone che si devono interessare, che devono pongere questa raffineria, no che di San Nazzaro non ci lavora nessuno. Noi prendiamo qua tanti veleni e non precipiamo niente, signori miei. Quindi la raffineria deve essere che ci devono dare pressioni questi signori che comandano qui a San Nazzaro, perché se non c'è questo, se non c'è una forza, fratelli cari, non si può fare niente. Quindi io dico che la raffineria un giorno non deve entrare nemmeno una persona, così si può vincere la battaglia, perché finché lavorano tutti questi signori, questi ragazzi non percepiscono niente. Fratello caro, quindi ci vuole una forza del comune, se no da domani in poi si può occupare anche il comune, perché il comune non fa niente per queste persone, se ne fregano. Noi abbiamo fatto un incontro con la cittadinanza, che c'erano la presenza dei 12 sindaci di tutti i paesi limitrofi, c'era il presidente della regione, e quello che noi chiediamo è come è stato fatto in altre parti d'Italia, che si faccia delle convenzioni private tra Eni e comuni, che in poche parole diano 2/3 degli appalti alle ditte locali, le ditte locali che si uniscono in ATI, e che ogni ditta locale abbia almeno l'85% del personale locale. E voi fate conto che poi ci sono anche tutti gli indotti dietro. Gli indotti vuol dire che il cerchio si allarga tanto. No, una ditta che dà dell'altro lavoro a un indotto è sempre una ditta locale, quindi aumenta molto. Persone locali, fornitori locali, tutto, vogliamo il territorio, vogliamo la gente del posto che lavori, non che la gente del territorio. Priorità alla gente del territorio. Esatto. Priorità alla gente del territorio. E se ce n'è in più che abbiamo un tasso di disoccupazione elevato qua. Supera la media provinciale. Supera la media provinciale, è assurda questa cosa. Posso chiedere se vi sentite abbandonati? Adesso no, però dobbiamo capire una cosa. Tutti si lamentano, sindaci, non sindaci. Però la gente
non ha mai fatto niente. Questa è la prima volta, che si è riuscito a scendere in piazza. Che si scende in piazza, è la prima volta. Quindi, i sindacati che quindi, sono assenti. La piaga, non ci sono, non li vediamo. Comunque, io se volete che parliamo dei sindacati, io direi chiedetelo a loro come mai non ci sono. Secondo me, quando c'è una cittadinanza della gente che vuole per il lavoro, i sindacati dovevano essere primi. Invece non ci sono. Non ci sono, e però chiedete. Le dà dispiacere questa cosa? Molto. Secondo lei? Pur avendoli invitati, sottolineiamo che noi abbiamo invitato tutti i sindacati, non abbiamo fatto distinzione di un tipo o di un altro tipo, tutti li abbiamo invitati. E poi, se mi permette una cosa, noi abbiamo fatto, come ho detto prima, volantinaggio, abbiamo attaccato tutti i manifesti, abbiamo organizzato tutto. Secondo me dovevano essere più loro a organizzare queste cose. Grazie. Thank you.
L'altro era uscito e aveva la mamma che stava male. No, ma è vero, non puoi mica sapere. Oggi siamo riusciti a raggruppare un bel gruppo di persone, di disoccupati, che chiediamo il lavoro all'ENI, che ci dia una mano, perché è assurdo che ci siano dei disoccupati qui a San Nazaro e dei dintorni e che lavorano un sacco di persone estere. Siamo stufi di questa cosa, vogliamo il lavoro per le persone locali e speriamo, perché non si finisce qua questa cosa qua, vogliamo ripeterla questa cosa, perché vi vogliamo più numerosi, vogliamo tante persone, perché sappiamo che ci sono tante persone che hanno questo problema qua. Venite fuori, dateci una mano, chiediamo lavoro per tutti le persone locali intorno alla raffineria, non chiediamo nient'altro, non siamo un gruppo di un partito, non siamo di un colore politico, non abbiamo nessuno alle spalle, siamo persone disoccupate che chiedono lavoro per tutti. Dateci una mano!